Il Verona si presenta con questa azione di Zigoni che crossa per Luppi. La deviazione del centroavanti trova Buso pronto a sventare il pericolo. Era la partita della disperazione per il Cagliari, obbligato a vincere per non dover dare l'addio alla Serie A. I ragazzini di Tiddia hanno giocato con il cuore più che con la tecnica, ma i volponi di Valcareggi hanno mantenuto la freddezza necessaria per non farsi travolgere. Quagliozzi tenta la via del gol da lontano, ma trova Ginulfi pronto alla parata. Bravura, ma anche fortuna, come sempre gli succede a Cagliari, permettono a Ginulfi di sventare con l'aiuto della traversa quest'altro grosso pericolo su tiro di Longobucco. L'azione poi si conclude per un fallo di Piras. Dall'1-0, che a questo punto sarebbe stato ampiamente meritato, il Cagliari si trova inaspettatamente in svantaggio. Busata scende sulla sinistra, crossa a raso terra e la deviazione di Roffi spiazza imparabilmente Buso. Nella ripresa il Cagliari stringe d'assedio la porta del Verona, colleziona calci d'angolo, spreca occasioni d'oro con Virdis e Piras, ecco quella del giovane centroavanti. E come spesso succede in questi casi viene trafitto in contropiede. Franzot fa tutto da solo ed è il 2-0. Per il Cagliari è la Serie B, per il Verona un regalo di Pasqua di dimensioni forse inattese.